Ciao a tutti da Marco Rinaldi per htcblog.com. Oggi, grazie all'ufficio stampa di HTC, abbiamo la possibilità di provare HTC Radar, il telefono più economico dei due ultimi Windows Phone, rispetto al Titan che è il top gamma. Economico non significa scadente, perché è un telefono eccezionale che avremo modo di apprezzare durante questa video recensione. Premetto subito che quando è stato presentato non mi ha entusiasmato, perché sulla carta sembra identico ai precedenti e soprattutto come estetica delle foto mi era sembrato bruttino. Mi sono dovuto assolutamente ricredere, sia in fatto di estetica, perché poi quando lo si ha davanti è molto elegante, molto semplice, bello da maneggiare, sia come prestazioni, perché è nettamente un livello nettamente superiore a quello dei predecessori, nonostante sulla carta la scheda tecnica sembri identica. Nello specifico andiamo a guardare esteticamente: abbiamo uno schermo da 3,8 pollici con risoluzione 480x800, i tre tasti di Windows Phone, la fotocamera frontale che è VGA, lo speaker per le chiamate, il LED di ricarica e così via è integrato qua dentro. E poi abbiamo da questo lato il bilanciere del volume, il tasto della fotocamera, comodissimo. Qua c'è lo sportellino per rimuovere la SIM e si può cambiare solo la SIM perché la batteria è integrata, la memoria interna è integrata. Qua abbiamo lo speaker principale, audio davvero buono e bello potente, anche quando suona in tasca il telefono si sente. E fotocamera da 5 megapixel che registra video a 720p, quindi HD non Full HD. Però molto migliore di quella dei è decisamente migliore di quella lì dei precedenti Windows Phone, perché ha il sensore retroilluminato e la lente F2.2, quindi molto veloce negli scatti. Il flash a LED da questo lato, cioè sopra, abbiamo il classico tasto per spegnere e accendere il telefono, sbloccare lo schermo e l'ingresso per il jack standard delle cuffie. Da questo lato invece abbiamo soltanto l'ingresso per la micro USB, quindi per ricaricare il cellulare o collegarlo al PC. Di sotto niente. E come vedete la scocca è anibadi in alluminio, molto robusto, molto maneggevole, bello da maneggiare, liscio, compatto, tutto integrato all'interno, quindi niente parti che traballano, si muovono, veramente robusto e bello da vedere. E andando a parlare delle caratteristiche interne, abbiamo il processore da 1 GHz e la RAM da 512 MB. Entrambi garantiscono un'esperienza Windows Phone completa, reattiva, davvero perfetta. E la memoria interna è da 8 GB, sarebbe stato meglio forse 16, però se non abbiamo. È anche vero che i 16 sono stati dati al Titan in qualità di top gamma. Comunque 8 giga ci bastano se non dobbiamo archiviare un numero eccessivo di immagini, musica e video, soprattutto video, diciamo, e musica. Come altre caratteristiche, all'interno abbiamo al solito il GPS, il Bluetooth, il Wi-Fi, il Bluetooth 2.1, il Wi-Fi BGN. E beh, poi tutta la sensoristica, il sensore di prossimità, l'accelerometro e così via, che ormai sono uno standard. Andiamo ad accendere il dispositivo. E come vedete lo schermo, nonostante sia un LCD, ha dei colori molto, molto buoni, il nero è abbastanza nero, molto bello, ecco. E l'esperienza, dicevo, è davvero fluidissima, non c'è il minimo impuntamento. Tutto davvero davvero buono. Andiamo a vedere intanto le peculiarità di questo telefono in qualità di HTC. Diamo per scontato che conosciate Mango, riassumo velocemente le sue caratteristiche, vabbè, le tile animate, la lista delle applicazioni, i client email fatti davvero benissimo. Vedete qua, in un attimo possiamo andare a cancellare le mail, abbiamo quelle da leggere, tutte quante e così via. E tutto in patch, la messaggistica davvero ottima perché possiamo messaggiare in un unico posto su
Facebook, Messenger, SMS, MMS e così via, tutto da un'unica zona. Infatti, vedete qua premendo questo tasto possiamo metterci online oppure non in linea o i vari stati intermedi per essere contattati dai nostri contatti, ripeto, raggruppati, quindi Facebook e così via. Abbiamo ad esempio nei contatti, e oltre alla classica lista di contatti, abbiamo la possibilità di creare dei gruppi e possiamo vedere ad esempio solo le novità solo di questi contatti che sono nel gruppo famiglia, anziché vedere tutte le novità. Diversamente, se sono nei contatti generali, le novità sarà tutto quello che è stato condiviso sui vari social network dai miei contatti. Quindi davvero comodo. Posso anche vedere la singola scheda contatto e andare a vedere le novità solo di quel contatto. Vediamo ad esempio nella mia scheda contatto. Qua c'ho le notifiche, quindi tutte le notifiche dei vari social network, ecco, ho delle nuove notifiche. Queste sono tutte le cose che ho condiviso io. E questo vale anche per vedere altre schede contatto, possiamo pinnare e avere le novità, le interazioni, quindi gli ultimi messaggi scambiati, tutto in un unico posto, davvero davvero ottimo. Lab Office, vabbè, già ve l'ho fatto vedere tempo fa, è fantastico, integrazione con SkyDrive, Excel, PowerPoint e Word, esperienza davvero buona, sincronizzazione con OneNote anche online, quindi le nostre note sempre sincronizzate dal PC, sul web e sul Windows Phone, davvero buono. E poi, vabbè, in generale, un'esperienza buona, il calendario comodissimo, con la visualizzazione agenda, ed erano tutti i miei appuntamenti, la modalità calendario, così possiamo andare a prendere un giorno. Mango è davvero fantastico. Vi faccio vedere, ad esempio, la quantità di account disponibile da Windows Live, Twitter, Facebook, Google. Lo possiamo aggiungere anche Yahoo, Outlook, quindi account professionali, Exchange, Office 365, un account LinkedIn oppure un generico account POP, IMAP. Quindi nessuna carenza da questo punto di vista, massima integrazione, davvero davvero buono. Abbiamo Mango permette anche il tethering wifi, quindi condividere la connessione tramite wifi, trasformare sostanzialmente il telefono in un router, e quindi questo è anche molto buono. E che dire? Torniamo a parlare del telefono, quindi delle peculiarità di questo telefono. Sicuramente è il software HTC. Abbiamo l'HTC Hub, che è un software che a me non entusiasma perché abbiamo, vabbè, questo meteo con sì, le animazioni di HTC che sono carine, però personalmente preferisco avere applicazioni di terze parti tipo 3B Meteo. E cosa invece più interessante di HTC è che, vabbè, per chi è interessato ci sono le azioni, le news, ma soprattutto vedete, applicazioni specifiche di HTC messe in primo piano. HTC mette in primo piano sia applicazioni non sue, tipo questi giochi, sia applicazioni sue specifiche solo per questi telefoni, tipo la modalità dock, la torcia e l'ottimizzatore di foto. Sono ottime applicazioni. In particolare a me piacciono la torcia, ci permette, vedete, di avere una torcia sempre in tasca, e l'ottimizzatore di foto. È davvero buono, permette di applicare svariati effetti alle nostre fotografie e lascia intatta la risoluzione delle foto, mentre molte applicazioni che c'è sul marketplace che fanno una cosa simile riducono la risoluzione delle foto e questo è spiacevole. Poi abbiamo l'applicazione Note, che vabbè io uso Evernote, quindi questa non la utilizzo, però diciamo, per prendere delle note così e rapidamente può essere carina. Vedete, abbiamo sia la modalità lista, sia questa modalità con la bacheca. È abbastanza carina. Abbiamo scritto le cose a caso, non ci fate caso. Comunque, vedete, tutto molto rapido. Abbiamo ovviamente il multitasking. Io in un attimo posso ri ritornare nelle schermate viste in precedenza. E
semplicemente con questo meccanismo del multitasking abbastanza azzeccato di Windows Phone. E parlando della batteria, mi ci voglio soffermare perché mi ha lasciato davvero impressionato. E in questo momento ho tutte le mail, entrambe le mail, Google e Hotmail in pace, tutti gli aggiornamenti, i vari social network, il calendario, tutto in tempo reale, la luminosità dello schermo automatico, il wifi sempre acceso. E ho fatto tranquillamente 2 giorni. Io azzarderei, non vorrei sbilanciarmi, ma penso che 3 giorni si possano fare tranquillamente usandolo solo come telefono. E comunque, vedete, ad esempio, di notte, lasciando acceso di notte, consumo un 2% di batteria, quindi davvero irrisorio. E volevo vedere, ecco, impostazioni. Andiamo nella parte relativa alla batteria, vedete. L'ho caricato 16 ore fa e in questo momento la batteria è al 55%, quindi più della metà dopo 16 ore direi che è perfetto. La batteria integrata quindi non va vista come un difetto, ma come qualcosa che permette di avere un telefono più compatto con meno aperture senza rovinare il diciamo essere una cosa negativa perché non possiamo prendere una batteria supplementare, dato che si tratta, devo dire, di uno dei telefoni migliori che abbia mai provato di questi smartphone moderni, si intende, e per quanto riguarda la durata della batteria. E vabbè, poi abbiamo tante altre applicazioni di HTC carine, tipo è comodo, beh, HTC Watch ci fa vedere solo dei trailer. HTC YouTube è una buona applicazione come alternativa a quella di YouTube ufficiale, ma è in particolare interessante i media connessi che ci permette di mandare e ricevere flussi multimediali con altri dispositivi nella nostra rete domestica, quindi foto, immagini e video in modo davvero, davvero semplice. Devo dire che come applicazioni non manca praticamente nulla, l'unica carenza erano i navigatori, ormai ce ne sono ben due, navigatori GPS offline, quindi con le mappe caricate sul telefono, quindi prende tutto quello che serve, ormai sul marketplace si trova, quindi da questo punto di vista Windows Phone va bene pure. Vediamo un attimo la navigazione internet, Internet Explorer, devo dire che si comporta bene, preferisco il browser di Android, però vabbè, anzi, andiamo. La tastiera dei Windows Phone è eccezionale, ve lo dico subito. Ora io con la telecamera davanti scrivo a una lentezza paurosa, ma vi garantisco che chi mi ha visto scrivere è rimasto impressionato, dice: "Ma scrivi velocissimo." Nonostante sia una tastiera QWERTY Touch, eppure sì, questo lo permette di fare Windows Phone perché la tastiera è molto meglio di quella di Android, ma secondo me anche quella di iPhone, quindi la tastiera di Windows Phone 7 è veramente eccezionale, anche come riconoscimento degli errori, come reattività, ottima. Il browser, vedete, qua c'è le animazioni, con un doppio tap adattiamo alla colonna. E pinch to zoom puntuale, scorrimento veloce. Manca, vabbè, il flash, questo lo sappiamo. Quindi il browser è buono per navigare. E rapido, puntuale, niente da dire. Ci sono i preferiti, la navigazione a schede. Vedete, si naviga tranquillamente. Non è il miglior browser che abbia visto su uno smartphone, però fa il suo dovere. E parliamo del comparto foto e video. Quindi, dicevo, le foto sono buone, decisamente buone, con i suoi 5 megapixel fa delle belle foto. C'è un po' l'effetto dei pixel un po' impastati, ma questo credo che l'ho visto su tutti i Windows Phone, quindi credo sia è una questione software della compressione JPG che fa Windows Phone, però rispetto alle fotocamere dei precedenti HTC siamo a un livello nettamente superiore, sia come luminosità negli ambienti poco illuminati, perché
perché il sensore è retroilluminato, il che permette anche di non avere foto mosse, ma soprattutto per la velocità della lente, che è f2.2, che rende gli scatti molto rapidi. Nei precedenti Windows Phone si aveva spesso l'effetto che io scattavo la foto e la foto non era un po' spostata, e che il soggetto si muoveva o io mi muovevo, rispetto al momento in cui avevo scattato la foto, quindi avevo una differita. Questo in molte situazioni addirittura faceva venire la foto mossa, che era de decisamente sgradevole. Invece questa volta le foto sono istantanee nello scatto e vengono davvero bene. Vedete, possiamo prendere una foto, a parte che vedete lo zoom è puntualissimo, rapidissimo, e potete vedere che riusciamo a distinguere le scritte sullo schermo senza problemi. Andiamo a zoomare e le foto, come potete apprezzare, sono buone. Riusciamo a zoomare senza problemi. Esperienza fluidissima, vedete. Andiamo a zoomare sulle cosce di collo. Vabbè. È tutto molto, molto fluido. Possiamo anche avere questa visuale ancora più rapida andando indietro con lo zoom. Le nostre foto le possiamo condividere su Facebook, SkyDrive, usarle come sfondo, metterle nei preferiti e così via. Vi faccio vedere un video registrato con questo telefono. Aspetta, l'avevo visto prima, quindi è da portare indietro. E devo dire che anche la registrazione dell'audio è davvero buona, perché le casse riproducono bene l'audio e anche il microfono registra bene. Vedete, molto mosso il video, eppure non ho scatti o altro, nonostante siamo a 720, quindi risoluzione HD. È davvero buona. Vedete, possiamo portare avanti il video senza problemi. Possiamo anche ingrandirlo un po'. Vedete. Ok, il video si vede benissimo. Vi faccio vedere l'applicazione durante l'utilizzo. Una cosa simpatica è che anche se il telefono è bloccato, io posso tenere premuto e mi si apre il software della fotocamera. Quindi possiamo fare subito una foto. Vedete, lo scatto è istantaneo e la foto è buonissima. Beh, ora lo schermo qua non si vede perché c'è il riflesso del flash, però vedete. Le scritte si distinguono benissimo, quindi le foto sono davvero buone. Possiamo tornare in un attimo alla fotocamera. Guardate, facciamo anche. Ops, ho toccato lo schermo, quindi è scattato. Perché c'è anche. Vedete, la messa a fuoco della macro è ottima. Possiamo anche disattivare il flash. Questo l'ho messo sempre attivo. Ma se lo. Ecco, vedete? Lo scatto è istantaneo, quindi nonostante io mi sia mosso un po' con la mano, la foto non è venuta mossa, è venuta perfetta. E questo, diciamo, è una gran bella cosa. Stessa cosa per i video, avete visto un video registrato con questo dispositivo, ora qua in quest'area così limitata non avrebbe senso fare un video, però tutto buono. E comparto multimediale, zoom, beh, garanzia di qualità perché abbiamo la sincronizzazione con il nostro PC. La possibilità di acquistare brani e così via. Prendiamo ad esempio, non lo so, della musica che adesso in questo momento ascoltiamo meno di 39 secondi. Ed l'audio è molto buono. Bello forte. Vabbè, non ne facciamo sentire troppo perché non si può riprodurre più di 39 secondi senza cadere nell'illegale, quindi ci fermiamo qui. Mi interessava farvi vedere che l'audio è davvero buono e poi penso conosciate ormai, se siete interessati a Windows Phone, penso conosciate il software Zoom, che ha un'interfaccia che permette di scorrere in modo molto, molto comodo tutto il nostro catalogo musicale e anche video, musica più video. Quindi con i vari tag, generi, artisti, album, tutto davvero ottimo. Ovviamente se ascoltiamo un brano durante
che abbiamo il telefono in tasca, poi se sblocchiamo lo schermo abbiamo direttamente i comandi più importanti sullo schermo, ma anche sul filo dell'auricolare che in dotazione ci dà HTC. Quindi da questo punto di vista tutto davvero, davvero ottimo. È una chicca, vi faccio vedere questo qua. Questa scorciatoia per il wifi è permessa dall'applicazione Connection Tiles, molto comodo. Oppure vi faccio vedere questo qui, Share Status, in un attimo clicco e vado nell'interfaccia che mi permette di condividere un messaggio contemporaneamente su Twitter, Facebook e Windows Live. E questa scorciatoia ce l'ho grazie all'applicazione Windows Phone Shortcut Tiles, molto molto comodo. Quindi, che dire, credo di avervi fatto vedere un po' tutto. Non mi sono soffermato molto sul sistema operativo, quanto più sul telefono, per farvi vedere che l'esperienza è reattiva, veloce, lo schermo è di buona qualità, le foto e video sono di buona qualità, l'audio è buono. E le chiamate, ho fatto qualche telefonate, garantisco che anche lì si sente tutto bene, l'esperienza è perfetta. E ripeto, punto di forza secondo me, oltre unitamente al prezzo, che a un prezzo basso riusciamo ad avere un'esperienza Windows Phone assolutamente completa. E punto di forza secondo me la robustezza del telefono, anibody, compatto, leggero. Cioè, leggero, considerando che è tutto d'alluminio, e soprattutto punti di forza, la batteria molto molto longeva. Devo dire che mi ha stupito non poco. E uniche critiche che potremmo fare sono gli 8 GB di memoria interna, ne avremmo preferito 16, e la bugia frontale che è decisamente poco definita, perché se è 40x480, diciamo una risoluzione di molti anni fa, al giorno d'oggi qualche megapixel, so 2 megapixel, non sarebbero guastati. Poi vabbè, la mancanza della registrazione Full HD, ma è dovuta al fatto che il processore è single core, è scelta di Microsoft. E vabbè, se qualcuno ritiene che Windows Phone come sistema in sé abbia delle carenze, quelle sono carenze da tenere in considerazione, ma non dipendono dal telefono, ovviamente. E nient'altro, quindi il telefono è vivamente consigliato. Io non ho trovato particolari difetti nel telefono in sé. Gli unici difetti potrebbero essere imputati al sistema operativo, ma questi sono gusti personali. Io personalmente non mi manca nulla. Ormai, fino a qualche mese fa, sì. Adesso no, il marketplace ha da offrire tutte le applicazioni che possono servire. In più, il fatto di riuscire ad arrivare tranquillamente a fine giornata, addirittura superare la giornata, io ripeto, ho fatto 2 ore di 2 giorni di utilizzo con tutte le mail in pace, tutti gli aggiornamenti, usandolo parecchio perché dovevo recensirlo, quindi l'ho messo parecchio sotto stress, foto, video, ascoltare musica, navigare su internet, feed RSS, notizie, social network, cioè tutte queste cose, e avere un'autonomia della batteria così importante mi ha lasciato piacevolmente stupito. Quindi diciamo che il punto chiave, il punto di forza, io lo porrei sulla batteria. Poi c'è l'esperienza Windows Phone, completa in tutti i suoi pregi e difetti che ognuno di noi può attribuire. Con questo è tutto, un saluto a tutti da Marco Rinaldi per htcblog.com.